inizia la stagione sportiva 2019-2020. Presentiamo l'allenatore questa sera, Francesco Puzzi, il presidente Francesco Bravini e il padrone Augusto Ciarocchi. A voi le presentazioni, le domande, quello che ritiene opportuno. Qua inizia a te, Francesco? No, se permettete inizio io, perché volevo solo un pensiero molto veloce, perché in questi giorni sono uscite un sacco di notizie, qualcuna vera, qualcuna meno, riguardo la Flaminia. Io calcio Flaminia e poi di conseguenza poi, comunque coinvolge il marchio Flaminia, per cui mi piaceva fare una precisazione. Si è parlato di cortocircuito mediatico dentro calcio Flaminia. In realtà noi siamo molto attenti, perché pure come azienda, come Ceramica Flaminia, facciamo molta attenzione su quello che comunichiamo e ci piace comunicare le cose che si possono comunicare, che sono vere prima di tutto, che corrispondono al vero e che si possono comunicare anche in riferimento ai regolamenti, agli impegni che magari altre persone, non soltanto noi, possono aver preso. Per cui noi siamo relativamente nuovi nel mondo del calcio, quindi dobbiamo imparare, parliamo con tante persone, però volevo solo rassicurarvi sul fatto che non ci spaventa la comunicazione, perché comunque io, in parte è pure la mia professione occuparmi di comunicazione, il direttore generale organizza eventi di comunicazione più grandi di quelli a cui io abbia mai partecipato, per cui in realtà siamo gente di comunicazione e ci piace comunicare, però ecco, comunicare quello che effettivamente poi si può comunicare è quello che è vero. Lascio poi la parola a Luigi o a Francesco Punzi, che possono parlare della parte più tecnica, che è quello che li compete, e poi a voi le domande che vorrete farci. Alfredo, noi oggi siamo qui per presentarvi il nuovo allenatore, perché come avete capito da tempo noi c'era stata la possibilità di una possibile conferma di Marco Schedanti, che è stata valutata a fondo dalla società insieme a me, quindi abbiamo cercato in tutti i modi di capire se era possibile proseguire con Marco o no. Alla fine siamo giunti alla conclusione e siamo andati sul mercato per cercare di reperire quello che secondo noi era stato l'allenatore che l'anno scorso aveva fatto forse meglio di qualcuno di qualsiasi altro allenatore. Quindi Francesco Muzzi, che io conosco da tanti anni, ma lo conosco come ragazzo, come amico tra virgolette, non lo conoscevo come allenatore. Ho avuto un modo di apprezzare in questi ultimi 2-3 anni, perché comunque i risultati poi hanno dimostrato che lui è comunque sul campo sicuramente un allenatore preparato, quindi noi ci auguriamo che ci possa aiutare a raggiungere degli obiettivi che non sono quelli che ormai siamo abituati a dire vinciamo, andiamo, noi vogliamo fare comunque un campionato medio-alto che ci possa permettere di darci delle soddisfazioni importanti, e poi piano piano cercheremo di capire se si può fare qualcosa in più. Non aggiungo altro, perché credo che sia giusto che la parte un po' importante la faccia l'allenatore, quindi lascio la parola a lui. Io intanto mi presento, buonasera a tutti. Volevo esprimere inizialmente la mia soddisfazione per essere qui, perché credo che dopo 2 anni così intensi alla Vissartena fosse il momento di cercare stimoli nuovi e probabilmente uno step superiore in quello che è il nostro percorso. Parlerò spesso al plurale, perché secondo me i componenti del gruppo di lavoro sono importanti quanto l'allenatore, quindi poi ve li presenterò più tardi, e sono naturalmente soddisfatto di essere approdato qui alla società Flaminia Civita Castellana. Noi è un pochino di tempo che stavamo parlando e abbiamo raggiunto questo accordo, che mi auguro il nostro lavoro possa essere in linea con quelle che sono le aspettative della società, perché naturalmente mentre quest'anno in questa categoria la Vissartena e anche noi come gruppo di lavoro siamo stati una sorpresa per tutti, naturalmente adesso le aspettative un pochino si alzano e quindi di conseguenza speriamo naturalmente di essere all'altezza. Sono perfettamente d'accordo con il direttore che proclami non ne servono, ma il nostro obiettivo è solamente lavorare e mettere a disposizione tutto ciò che abbiamo dal primo giorno fino all'ultimo che saremo qua.